Capítulo 1, per favore. Grazie, Signor Gesù, per questa opportunità, oh Padre, di stare nella tua casa, Signore, offrendo a te un curto razionale, oh Signor Gesù, studiando a tua parola, oh Padre Celeste. Guida, Signor Gesù, dai discernimento e saggezza, Signor Gesù, in questo studio biblico, oh Padre Celeste. Guida, Signor Gesù, ogni parola, Signore, perché possa essere guidata da te, oh Padre. Benedice ogni persona che sta ascoltando, quello che sta in mezzo a noi, perché il Signore possa toccare no cuore con la tua parola, Signore. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, oh Padre Celeste. Usa mia labbra di argilla, Signore Gesù, questo vaso piccolo, Signore, che appartiene a te, oh Padre. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore, in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Efesini, sim, duo. O verso 8 a 10, Efesini 2. Aleluia. Disse così a parola do Signore. Voi, infatti, siete salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è un dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si gloria. Noi, infatti, siamo opera sua criada em Cristo Jesus per le buona opere que Dio ha precedentemente preparado affinché caminhando in esse. Aleluia, glória ao santo nome do Senhor por esta parola maravilhosa. Acomodate-vi. Caríssimo, no curso do século, le persone hanno cercato di mettere in conflitto questi due temi, come se escludessero contemporaneamente. Alcuni studiosi hanno cercato di mettere in choque tra la teologia di Paolo e la teologia di Giacomo, perché sembra un contrasto, ma noi sappiamo che la Bibbia non c'è nessun contrasto. Naturalmente, coloro che credono nella Bibbia, che credono nella parola di Dio, sostengono che la parola di Dio non c'è contraddizione. Noi sappiamo che non c'è contraddizione nessuna nella parola di Dio di Genesi e Apocalisse. La Bibbia correttamente interpretata non si contraddice, non si scontretta, come dice, non si contraddice. Sì. Non si scontretta, non si contraddisce in nessun versetto e mai se non si contraddisce con se stessa la Bibbia. È chiaro che quando riguarda la causa della salvezza affermiamo che Paolo è per fede indipendente della opera. Quando riguarda il risultato, la conseguenza della salvezza, la parola fede sono, la parola della fede sono le opere. Giacomo sottolinea le opere perché stava guardando la conseguenza della salvezza. Giacomo vede di un modo diverso di Paolo. Paolo sottolinea la fede perché stava guardando la causa della salvezza, che è la fede. E che non c'è contraddizione nessuna tra fede e opera. La fede è la causa e le opere sono le conseguenze della fede. Certo che la salvezza non lo è per le opere. Per le opere di nessuno può essere salvato. Non possiamo essere salvati per le opere nessuna che noi possiamo fare. Noi sappiamo di questo. Ecco perché la salvezza è per grazia, indipendentemente dalla opera. La salvezza Non è per la fede e più le opere. È come se Dio facesse una parte e noi facciamo quell'altra parte. E non è così, perché Gesù ha fatto tutto da solo. E quindi, come risultato, avrei la salvezza. Non è così che Dio fa una parte e noi facciamo l'altra parte. E così abbiamo il risultato della salvezza. La Bibbia dice che non è così. La Bibbia non ci insegna così. La salvezza è per grazia attraverso la fede. Leggiamo il verso 8.
Efésios 2, verso 8. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è un dono di Dio. Non viene di noi, è un dono di Dio. Sappiamo che a causa meritevole della salvezza è la grazia. E noi siamo salvati da ciò che Cristo ha fatto sulla croce. Non pela fede, non pela opera. La grazia è un dono che ricevo, ma non lo merito. Nós sabemos que nós não meritamos aquilo que Jesus é fato para nós. Porque e o mérito é o juízo de Deus. E Deus concede a nossa salvação. Antes, se nós meritamos o juízo de Deus, porque nós somos pecadores, Deus concede a salvação. E questo é graça. Questo é o favor de Deus para nós. Graça é aquele que Deus me dá, não porque eu merito de receber. Mas é a causa do amor de Deus per me e per te. E esse amor não está em nós, mas está em Deus stesso, de ser salvati. Deus te salva per graça, anche se siamo pecatori. Porque a Bíblia diz que nós siamo pecatori e abbiamo bisogno della graça de Deus ogni giorno. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romani, é querido em Romanos 5, verso 8, que diz: mas Deus manifesta o seu amor verso de nós, em questo que, mentre eravamo ancora pecatori, Cristo é morto per nós. Anche quando nós eravamo pecatori, Cristo é morto per nós, para que nós pudéssemos essere lavado e se diventare più bianco que a neve com o sangue de Jesus. É porque Deus te amado quando era empe, pecador, esporco. E Deus te amado prima. Questo amor é grande, questo amor é imérito. E questa é graça. E per graça nós siamo salvati. Em Efesini 2, 8, 9 diz que não per opera, perché nessuno si gloria. Possiamo vedere che la fede non è un merito nostro, noi non meritiamo. Non siamo salvati perché ho fede, siamo salvati per ciò che Cristo ha fatto per me. Io devo credere in questa cosa, che io non sono salvato per fede, ma per quello che Cristo ha fatto per me. Outro giorno un pastore stava parlando con un ragazzo e ha detto lui: se tu morre hoje, tu crede que vai em cielo, que tu sei salvato? E lui detto: sim, sì, porque eu faço coisa justa. E o pastor detto: mas tu sabe que Jesus é morto para salvar a te? E lui detto: não, não sabevo. Lui pensava que apenas pelo, porque lui faz uma ópera buona, porque lui é buono, que lui era salvato. Não pensava que a salvezza não depende de nós, mas depende de Cristo, depende de Deus. E ci sono tante persone que não sabem questa coisa, que a salvezza appartiene a lui. Anche se nós não meritiamo, lui ha fatto um sacrifício perfeito, um anelo perfeito, para que nós pudéssemos ser lavados com sangue, não de animais, mas um sangue de um anelo perfeito. E a fede é só uma causa instrumental, e questo é um instrumento que o Senhor dá a nós, a nossa fede, porque nós somos atirados. O Senhor é que atira a nossa fede, só o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça, do judício. Só o Lui que cambia o nosso core, que mete com essa fede no nosso core. Com isso, só o Senhor pode falar. Porque a fé é uma causa instrumental. Eu me sono apropriada da salvezza que Cristo me ha comprado sulla croce del Calvário, attraverso la fede que Cristo mette no nosso core. Porque a fé é como um braccio teso de um mendigante quando recebe um regalo de um rei. Pensa num mendigante recebendo um regalo de um rei, um regalo precioso, um regalo de um valor altíssimo.
Così siamo noi, come un momento ingante, che il Signore dà questo regalo meraviglioso di una vita eterna. E o dono che noi riceviamo è la vita eterna, è la salvezza, questo regalo che noi riceviamo da questo re, do re Gesù. Perché o re è Dio stesso e la fede è il dono di Dio. E questa mano tesa per ricevere il dono siamo noi, quindi noi non possiamo vantarci della fede che questa viene da Dio, questa fede che noi abbiamo viene da Dio, perché la fede è anche un dono di Dio, è un dono che il Signore dà a noi di avere questa fede, e attraverso la nostra fede noi crediamo che il Signore è morto per noi, confessiamo con la nostra bocca, riceviamo con il nostro cuore, perseverando in santità. Così possiamo essere salvati com o sangue de Cristo, porque nós já somos salvados com a morte de Cristo. Nós estamos sendo salvados através da nossa vida de santidade, e nós seremos salvados em aquele dia que Jesus retornar, e seremos glorificados com Lui, e seremos salvados para viver para sempre com Lui. Aleluia. Veja o verso 9: diz que. E não per opera, perché nessuno se gloria. O único que é glorificado nella servência é Deus stesso. Nessuno arriverá in cielo e dirá que eu merito, que me sono meritado questa fede, que ho fatto un buon lavoro, que ho praticato buona opera. Nessuno poderá vantarsi in questo modo. De mérito próprio, nessuno se salva. La salvezza é per graça, ricevuto per fede. Não per opera, porque nessuno se glória, como diz a Bíblia. Ora, Paulo conclui, dove se inserisco le buona opera. Lui responde, porque siamo opera sua. O verso 10 diz que noi, infatti, siamo opera sua, criada em Cristo Jesus per le buona opera. Que Deus há precedentemente preparado affinché caminhamo em esse. Aleluia. A fim de que caminhamo em esse. Colui que é veramente salvado da graça através da fé, questa é a buona opera. Quando nós somos salvados pela graça através da fé. E com esse seguramente fará uma boa ópera. Porque não faz uma boa ópera para ser salvado, faz uma boa ópera porque sei salvado. Com essa diferença. Porque tem uma pessoa que pensa que se faz uma boa ópera é para ser salvado. Mas não, se tu faz uma boa ópera para ser salvado, não é così. Deve fazer uma boa ópera porque sei salvado. Porque quelli che sono salvati sicuramente sempre fa una buona opera, perché c'è un cuore trasformato, perché Gesù già toccò no cuore, perché Gesù già trasformò, Gesù già lavò, già ha fatto una opera completa, e questi sicuramente fa una buona opera come un frutto do Spirito, attraverso la fede. Perché noi siamo a realizzazione di Dio, preparada per fare le buona opera. Per questo che Dio è preparato in anticipo per praticare le buona opera. E questa buona opera deve camminare con te. Un credente deve camminare con una buona opera. Quando la persona vede la vita di un credente, deve vedere la opera che c'è. Questa è una cosa che deve differenziare un credente, perché deve camminare con una buona opera, deve dare una buona testimonianza, deve fare una opera secondo la Bibbia ci insegna. Perché quando tu pratichi una buona opera, dimostri la tua fede, dimostra che tu sei trasformato. Perché só quella persona che sono trasformata che fa una buona opera. Non possiamo vedere che persona c'è un cuore duro, nessuno pensa in nessuno, nessuno vuole fare niente. E quando vedo una persona facendo una buona opera, perché il Signore tocca no cuore, perché il Signore già trasformò, perché il Signore già lavò, perché sono nato di nuovo.
E quando fa uma boa obra, não deve sonar ela tromba, mas fare pela glória de Deus. Porque questa é a nossa missione. Porque a pessoa que riceve a boa obra, que hai praticado, dará glória a Deus pela tua vida. Quanta volta nós recebemos de Deus, muito de più do quello que nós facciamo per altri, muito de più do que a obra de Deus que nós facciamo não se pode paragonare. Porque Deus é maravilhoso e é Lui que fa capace, é Lui que toca no cuore para que nós possamos fare uma boa obra. E ora vede o projeto de Deus per te, que sei salvado attraverso la fede e dimostra o mundo praticando la buona opera. Vede o projeto de Deus per te, que sei salvado attraverso la fede, tu sei salvado attraverso la fede e dimostra o mundo praticando a buona opera. Tu que sei salvado per fede, tu que hai fede, dimostra o mundo facendo uma boa opera. E hoje eu vou fare uma domanda, onde uno fa uma domanda para o vostro cuore, uma domanda, sei já stato salvado della grazia? Ti sei já pendido dos tuoi peccati? Já perdonado qualcuno? Já chiesto perdono? Hai já reposto la tua fiducia em Jesus? Que são as domandas que nós devemos fazer para nós stessos. Sei já sigilado com o Espírito Santo della promessa? Tu hai la garanzia que o teu nome é escrito no livro della vida? Sei plenamente seguro de fazer parte della família de Deus? Caríssimo, ci sono credente que nós chiediamo se é seguro della salvezza, a pessoa não sa responder, não é seguro. Um credente deve avere a segurança que é salvado. Ora, um outro domanda: hai já recebido Cristo per fede como tu, Senhor e Salvatore personale della tua vida? Se não é fato, caríssimo, faça hoje. Não lasciar per domani. Porque o domani appartiene a Deus. Se tu não é fato, recebe nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da tua vida hoje. Confessa com a boca. Recebe com o cuore. E perseverare fino alla fine em santidade. Così a parola de Deus te invita. Devemos demonstrar davanti o mundo, praticando buona opera. Porque questo é o piano eterno de Deus pela tua vida. De praticar la buona opera. Questo é o piano de Deus para a nossa vida. Praticando a buona opera, há um limite. Nós sabemos que há um limite. Inicia prima ao interno da nossa casa, com a nossa família. Persona que não, ancora não faz uma buona opera, comente dentro da casa, com a família. A nossa família é um projeto de Deus. Deus te dá com esta família que tu hai. E deve praticar uma boa obra dentro da nossa casa, porque a nossa casa é um perso do cielo, a nossa casa é o logo que nós andamos a reposar, é o logo que nós andamos a haver comunhão um com o outro, é o logo que nós reposamos. Devemos reposar em Deus, mas a nossa casa é o logo que nós reposamos, e devemos haver parte dentro da nossa casa. E por isso devemos praticar uma boa obra. Iniciar ao interno da nossa casa, com a nossa família. Porque quem não se prende cura da própria família é pede de um crédulo, caríssimo. Questa é uma verdade. Quello que não prende cura da família, como vai prender cura de qualcuno? Como vai prender cura de uma pécora? Como vai prender cura de uma pessoa que está malata, se não prende cura da própria família, que está dentro da casa ogni giorno? Vediamo cosa dice Galati, o capítulo 6, o verso. Capítulo 6. Não escrito qual verso, vediamo. Aleluia. Ah, mas o fruto do Espírito é amor, verso 22. Capítulo 6, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, joia, paz, paciência, gentileza, bondade, fé, mansuetude, autocontrolo. Aleluia. Questo é o fruto do Espírito pela nossa vida.
Porque prima la tua famiglia, poi la famiglia della fede e poi tutte le persone dobbiamo prendere cura. Poi c'è un verso 10 che dice: mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo il bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Dice che dobbiamo fare il bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Così come diciamo prima fare il bene alla nostra famiglia, prima la nostra famiglia, poi la famiglia della fede e poi tutti. Perché noi dovremmo fare bene anche per i nostri nemici, a Bibbia dice. Se un nemico, quella persona che ha fatto male a noi, ha bisogno, dobbiamo anche aiutare. In Lucas 6, verso 27, dice che: ma io digo voi che eu dite, amate i vostri nemici e fate o bene a coloro che vi odiano. Benedice coloro che vi maledicono e pregate per coloro che vi maltrattano. Questo noi facciamo sempre, noi preghiamo per tutti, anche per tutta quella persona che pensa male di noi, che non vuole bene, perché noi abbiamo un cuore pulito, perché il Signore è lavato, è pulito il nostro cuore. Ma se c'è qualcuno che c'è qualcosa contro di noi, noi sempre preghiamo perché il Signore benedice, perché il Signore porta la pace, perché il Signore illumina o caminho para que o Espírito Santo possa guidar a mente, o cuore. E così nós devemos fare. Nós devemos amar a nossa família, a família da fé deve ser unida como um corpo de Cristo. Devemos estar atento à necessidade de um, porque quando um sofre, um membro solo sofre, tudo sofre insieme. Quando um joísca, tudo joísca insieme. É um corpo de Cristo, nós somos um corpo de Cristo. E anche prima nostra famiglia, dopo la famiglia della fede, e anche quella persona che ha fatto male a noi, che parla male di noi, se un giorno venire a cercare, che ha bisogno di qualcosa, noi dobbiamo fare che cosa? Aiutare, la Bibbia dice. Non possiamo chiudere il nostro cuore, dobbiamo aiutare anche queste. Anche il nostro nemico, dice la Bibbia, che dobbiamo aiutare. Perché noi non possiamo pagare il male con il male, ma vincere il male con il bene. Così è l'infinito della parola di Dio per noi. Non possiamo pagare il male con il male, ma vincere il male con il bene. Che quando noi facciamo bene, noi possiamo vincere ogni male. Perché il Signore è quello che conosce il nostro cuore, che sonda il nostro cuore ogni giorno, che conosce il nostro cuore. E noi dobbiamo vivere em santidade para que nós possamos ser salvados e glorificados com Cristo, porque nós somos salvados quando Jesus é morto, que é lavado com sangue. Nós sabemos que nós estamos sendo salvados através da nossa santidade, que nós somos invitados a ser santos, sede santo como eu sou no santo. Nós somos invitados a viver em santidade ogni giorno, porque aquele que será salvado, que aquele que perseverará fino alla fine, perseverará como? Em santidade. Facendo la buona, avendo fede em quello que Cristo é fatto, em primo posto, devemos credere que Cristo é morto per noi, confessare com a nossa boca, receber com o nosso cuore e avere questa fede que o Senhor mette no nosso cuore, para que nós possamos fare sempre uma buona opera. Porque fare uma buona opera, possiamo fare pela persona, e o Senhor vede tudo quello que nós facciamo, mas nós possiamo fare anche a opera de Deus. Perché c'è spazio per ognuno per fare anche l'opera di Dio. Ci sono tanto posto per fare l'opera di Dio. Intercessore, nessuno vuole fare intercessione. Noi facciamo intercessione per tanti, abbiamo anche bisogno di qualcuno fare intercessione per noi. Che noi abbiamo un intercessore in cielo, che è Gesù Cristo, ma lui è detto che noi dobbiamo pregare uno per gli altri, e questo noi sempre facciamo, invitiamo a voi anche di fare, di pregare uno per gli altri, perché questo il Signore è scritto nella Bibbia, perché noi dobbiamo fare. E ha tanto spazio per fare l'opera di Dio. Fare l'opera di Dio non è solo predicare e cantare, ci sono tanta area per fare l'opera di Dio, ci sono tante persone che hanno bisogno in ospedale, in presídio e pela estrada, ci sono persone che hanno bisogno di sentire, ma dobbiamo sempre invitare a avere una
uma comunidade que predica a palavra para que possa crescer nella fede, porque nós somos salvados por graça, mas o Senhor mete no coração quando nós escutamos a palavra, que através de escutar a palavra, a nossa fede, vem a nossa fede, que o Senhor toca no nosso coração e vem a nossa fede, e a fede produz esperança, esperança na nossa salvação. E por isso é importante quando nós evangelizamos qualcuno, portar numa comunidade que predica a Bíblia. Nós devemos ver se a comunidade que nós estamos seguindo ou estamos escutando predica veramente a Bíblia, se o ensinamento é da Bíblia, porque uma predicação deve ser como? Uma predicação deve leggere e explicar aquele que é letto e aplicar na vida da pessoa aquele que nós leggiamo na Bíblia. E nós devemos sempre escutar uma predicação com a Bíblia aberta, porque com a Bíblia aberta não podemos ser enganados, com a Bíblia aberta não podemos ver se o predicador está predicando veramente com aquele que está escrito na Bíblia. Questa é uma coisa muito importante, com essa palavra que eu vou deixar hoje, caríssime, que nós sejamos salvados pelo sacrifício que Cristo é fato por nós. E através da palavra nós abbiamo fede, e quando nós abbiamo fede, nós abbiamo esse desiderio que o Senhor mete no nosso core de fare uma boa ópera, para fare a obra de Deus e a obra anche per tutto quello che ha bisogno, per la nostra famiglia, per la famiglia della fede, per ognuno che ha bisogno di noi. Questo è il Signore mette nel nostro cuore, perché noi abbiamo la mente di Cristo e disse che il nostro corpo è il templo dello Spirito Santo, e se noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, e se noi abbiamo la mente di Cristo, noi siamo preparati per fare una buona opera, perché noi abbiamo un cuore dato a Dio. E é com esta palavra que eu vou deixar hoje, caríssimo. Vede como está a tua vida com Deus, como está o teu core. E mete o Senhor em primeiro posto enquanto há tempo, porque a porta da graça ancora é aberta. Mas o tempo que estamos vivendo está se adiantando tão difícil, não é possível ver que depois que há avuto o vírus, não tornou pior a uma vida como era prima. Ci sono tanta minaccia ogni giorno, e minaccia nella parte della salute, noi sappiamo, e in tutto senso do governo mondiale, e noi stiamo passando per questa situazione, carissimo. Metti il cuore in Dio, in primo posto, e riceve il nostro Signore Gesù Cristo come unico Signore e Salvatore oggi, non lascia per domani, perché sta tão incerto o domani. Noi stiamo vivendo un tempo di molta difficoltà, não podemos viver como vivíamos prima, porque agora nós estamos vivendo um tempo de veramente dificuldade, e sono pessoas com tanta paura, pessoas que se suicidam, pessoas que estão amassando outras, porque o mundo está muito diverso, mancança de amor, tudo aquilo que está escrito na Bíblia está cadendo dessa, mancança de amor, disse que o amor de tanto se afredava, e agora sono pessoa freda, dentro e fora dela chiesa, e nós devemos querer ao Senhor de haver fede e não haver paura para afrontar aquilo que está por vir più avanti, que nós não sabemos cosa cadrà più avanti. Possamos ver que até o clima está mudando. Em Brasília, ora 50 gradi em primavera. Questo não é normal, é a prima volta que accade. E nós devemos haver fede, não haver paura, mas meter o nosso corpo em Deus, meter o nosso ginocchio à terra, porque só o Senhor que pode perder cura.